Poter girare il mondo è una fortuna ed è bello, bellissimo. Ma non si può neanche negare che le difficoltà ci sono quando arrivi in un paese straniero. Se poi il paese è la Cina, le difficoltà si centuplicano. Perché? Perché non puoi fare finta di essere cinese, non hai gli occhi a mandorla, né i piedi piccoli. E poi, soprattutto, non parli cinese. Al massimo riesci a imparare da cinesi pazienti, ma molto pazienti, na za za. Na za za. Na za za. Na za za. Allora, dopo i primi sforzi senza successo per acclimatarti con i cinesi, capisci che ti resta da fare solo una cosa: visitare la città, perché per visitare la città e guardare non hai bisogno di parlare. Ma anche decidere con quale mezzo visitare la città non è facile. A piedi tra i cinesi che camminano a frotte, no. E neanche in bici, perché a Pechino girano per strada 10 milioni di cinesi e 8 milioni si muovono in bici. Allora? Allora? Allora è un bel problema. Ma alla fine della giornata la decisione è presa. Carmen, Marina e Don Armando, soprattutto Don Armando, scelgono il risciò. Rosalba si pentirà amaramente. E questa è Pechino by Night. Ma forse neanche visitare Pechino in risciò è stata una saggia scelta. Il povero cinese che pedalava sudava ma non si fermava mai. E Don Armando continuava a ripetere: "Alt, stop, ma che?" Il cinese continuava a pedalare. Ma alla fine, dove non poté la lingua, poté l'acido lattico. Thank you. Thank you. Wow, bellissimo. Bellissimo. L'indomani è un altro giorno a Pechino ed è già qualcosa che non dobbiamo prendere ombrello e QA. L'imperatore in cinese si dice Tianzi Guerriero, il figlio del cielo. Ci incontriamo con Wen Ji presso il Tempio del Cielo. Poi, quando riguarda tutti i tipi e regioni in Cina, anche nel paese d'Oriente, non c'è qualche personaggio come a Dio? Da voi cristiani, cattolici, c'è Gesù, Gesù come Dio. Invece quando riguarda buddismo, taoismo, eccetera, eccetera, non c'è un personaggio. Buddha, solo un uomo illuminato, quindi non era Dio. Quindi chi è Dio? Dio è il cielo. Dio è il cielo. L'imperatore, se lui era un figlio del cielo, vuol dire anche un figlio del Dio. Wen Ji parla, ma non riesce a convincere Don Armando. Quindi lui pregava anche dal pioggia. Wen Ji, non continuare. Don Armando non si fa convincere da te. Chi è Dio? Dio è il cielo. Dio è il cielo. Caro Wen Ji, non te la prendere, ma Don Armando preferisce l'armonia che si vive a ore e ore di volo da qui verso ovest.
Il cielo e la terra per lui si incontrano lì, a Cinisello Balsamo.